Allora, ragazzi, vi faccio una premessa. Ci sono 40 gradi e sto soffrendo il caldo in una maniera atroce, quindi già vi chiedo un like solo per questo. Ma andando oltre, oggi vi racconto lui, il nuovo monopattino a Ovo Pro. Monopattino che costa poco ma spinge tanto, costa poco ma spinge tanto. E allora, beh, siete curiosi, ve lo racconto in questa recensione completa. Iniziamo, ragazzi, dal punto di vista estetico: classico monopattino nero con pedana ruvida antiscivolo, per fortuna non liscia, altrimenti già l'equilibrio su questi oggettini è precario. Quando si va ad alte velocità dobbiamo veramente stare attenti. Un freno sulla parte di sinistra, se lo andiamo a toccare leggermente, andiamo ad attivare la frenata rigenerativa, quindi il freno motore che sta sulla parte frontale, quindi badate bene, dietro troviamo solo il freno a disco che si attiva frenando forte, andando a chiudere completamente la mano, andando a completare la frenata, quindi frenata rigenerativa se andiamo a schiacciare la frenata col freno a disco. Fate attenzione quando andate a frenare di colpo, perché andiamo a calibrare tutto il peso sulla parte frontale, la ruota di dietro si bloccherà attivando quindi il freno a disco, con la conseguenza di una perdita di equilibrio. Mi raccomando, ad alte velocità è meglio frenare con calma. Vi parlo anche di velocità, perché questo a Ovo Pro ha tre modalità: dalla modalità più blanda, la media e la modalità più sportiva, che raggiunge di default i 30 km orari, quindi è un oggettino che è piccolo sì, ma viaggia molto molto forte, batte sostanzialmente la concorrenza che abbiamo visto. Ho provato uno scooter di Xiaomi, arriva sui 25 km orari, beh, qui facciamo molto molto meglio. Ma non è tutto, perché abbiamo l'applicazione, la mini robot, che vi aiuta a calibrare sia la velocità massima di ogni modalità. Ad esempio, se nella modalità sport arriviamo a 30 all'ora, possiamo spingerci fino a 35. La pedana, ve ne ho già parlato, non mi sembra particolarmente larga, quindi ci stiamo con due piedi, ma se avete il 42-43 come me, dovete tenere i piedi in obliquo insieme, un po' come succede per tutti i monopattini. Non abbiamo mai su un monopattino di queste dimensioni una pedana tale da starci con due piedi in parallelo. Il meccanismo di chiusura è molto molto semplice: dobbiamo premere semplicemente questo pulsantino qui, è proprio una clip, un pulsantino si preme e fa scendere la sbarra, la stecca della portante che è bella solida, si avvita con due viti qua in alto, e i manubri hanno un rivestimento gommato ruvido. Il ruvido vi consente sempre un maggior grip. Il parafango, ragazzi, è una delle cose che mi è piaciuta di meno. Guardate, se andiamo a picchiettarci sopra, vedete quanto è morbido, e ho riscontrato un piccolo problema di rumorosità ad alte velocità. Quindi se andiamo al massimo a 30 km orari, andiamo a prendere la minima buca su strada, e vi assicuro sentirete questo effetto traballante. È un po' fastidioso, poi ci farete l'abitudine, ma non è stabilissimo questo monopattino. Allora, anche per il fatto che le ruote sono da 8,5 pollici e non hanno la camera d'aria, queste ruote sono forate, sono proprio, si vedono i fori, basta. Anche uno poco esperto vede che manca la camera d'aria. Ecco, queste ruote senza l'ammortizzazione hanno la conseguenza che la nostra schiena ne risente. Per la città, per le piste ciclabili, questo monopattino va benissimo, un po' meno adatto secondo me quando andiamo sullo
sterrato. È facile da trasportare perché alla fine sono solo 12 kg, corpo totale, una volta chiuso lo chiudiamo, lo trasportiamo ovunque, si porta bene in macchina. La trasportabilità è l'ultimo dei vostri problemi, questo monopattino è sicuramente un monopattino che sta in macchina, sta con voi in viaggio e lo portate magari su qualsiasi pista ciclabile. Il motore che è concentrato nella parte anteriore è da 350 watt ed è un motore super perché a differenza dei monopattini della concorrenza, qui la velocità viene raggiunta in pochissimi secondi. È un motore che spinge, paragonabile ai motori dei monopattini di top di gamma, quindi raggiungerete in pochissimi secondi i vostri 30 km/h. Ovviamente abbiamo un display che ci indica la velocità a cui stiamo andando e la modalità di percorrenza, quindi possiamo passare dallo sport alla modalità più lenta, la eco, la modalità diciamo comfort e la modalità sportiva, appunto quella che va più forte di tutti. In basso le 5 tacchette della batteria. Ovviamente quando arriviamo in fondo l'ultima tacchetta si illuminerà di rosso e lampeggerà, vi dirà: ragazzo, ricarica la batteria. Sulla sinistra abbiamo il pratico aggancio della parte anteriore con la parte posteriore per chiudere il monopattino e trasportarlo a giro, e eccoci qua anche al campanellino, piccolo piccolo. Ovviamente è un po' duro all'inizio si deve un attimino ammorbidire, ma sentite, fa questo rumorino piacevole alla fine per avvisare che state passando. Questo è il freno, solo un freno, come vi ho detto, se lo andiamo a schiacciare appena, frenata rigenerativa che ricarica la batteria, frena con il freno motore, andando a chiudere completamente l'asta vado a azionare il freno a disco nella parte posteriore. Veniamo all'autonomia, un'autonomia gestita da una batteria da 7.5 amperora dichiarata fino a 30 km di percorrenza. Ora, 30 km, ad essere sincero, io non li ho mai fatti, ma non è nemmeno impossibile raggiungere i 30 km dichiarati se affrontati con la velocità più classica. Quindi approvata la batteria di questo scooter, che si ricarica in circa 5 ore con il caricabatterie fornito in dotazione. Se vi imbattete in una giornata di pioggia non c'è problema, perché il nostro AOVO Pro è certificato IP65, quindi riesce a stare un po' sotto l'acqua senza danneggiarsi. Ovviamente ragazzi, se vi si mette a piovere mettetevi al riparo, non affrontate tutta la pioggia con il monopattino, perché va bene la certificazione ma è comunque un prodotto che non è del tutto impermeabile. L'applicazione che dovrete andare a cercare si chiama Mini Robot, la trovate sia su Apple Store sia sul Play Store, è molto basilare. Andiamo a cambiare in basso la modalità, passiamo dalla normale alla sport alla comfort, possiamo bloccare l'accelerazione in modo tale che nessuno possa accelerare o meno con il nostro monopattino, e possiamo anche azionare o meno, vedete, le luci, sia la frontale sia la posteriore si accenderanno in contemporanea, oppure possiamo attivare o meno il cruise control che funziona così: tenendo un'accelerazione costante di pochi secondi non ci sarà più bisogno di tenere l'acceleratore, il monopattino si muoverà da solo fino a che voi non ritoccherete il freno e andrete a disattivare il cruise control. Ma quello che mi preme farvi vedere è la modalità di guida, vedete, sport, comfort e normale, tutte e tre personalizzabili nella velocità. Vedete, posso aumentare o diminuire la velocità massima, quindi posso portare la velocità normale fino a 30 km/h, e andiamo sulla modalità sport, di conseguenza 35 km/h, veramente molto interessante per andare a diciamo truccare il vostro monopattino. Parliamo infine di prezzo, un prezzo che si aggira intorno ai 239 euro se l'acquistate dallo store ufficiale, vi metterò il link sotto nella descrizione per portarvelo a casa, 239 euro. Lo potete trovare anche su Amazon, ma ovviamente il prezzo è più alto, si tratta di cifre sui 280-290 euro. Se guardiamo il prezzo anche su Amazon, volendo, ci troviamo davanti a un prodottino che qualità-prezzo appunto conviene, perché è dotato di un motore potente, di un'ottima accelerazione e raggiunge delle velocità che secondo me vanno sopra la media della concorrenza.
Ho qualche dubbio però sui materiali utilizzati, perché non si tratta di un prodotto rifinito benissimo, ci troviamo molta plastica a comporlo, e quando si raggiungono velocità elevate bisogna dare anche dei materiali adatti. È inutile dare 30 km orari con una super accelerazione se poi mi ritrovo con un parafango che traballa, che si muove, o comunque questa parte anteriore che fa un leggero gioco. Quindi sui materiali sono un pochino perplesso. Se a voi questo aspetto non interessa, se mi dite sì, tanto ci faccio l'abitudine, lui è un monopattino che costa poco e viaggia molto molto forte. Ragazzi, a questo punto io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo video, like a palla se vi è piaciuto stare in mia compagnia, buon acquisto, fatemi sapere se lo avete acquistato o se avete altri suggerimenti da darmi.